falco volava nel cielo. Quel giorno non c'era neanche una nuvola. E mentre volava, il vento gli accarezzava le piume. Vide da lontano una lepre che attraversava una grande macchia verde e brillante. Era il Salento, con la sua macchia mediterranea, formata da piccoli arbusti, cespugli di rosmarino, mirto, lentisco e tante altre piante verdi e profumate. Dall'alto, con la sua vista agudissima, seguiva la lepre. Ma ad un certo punto sparì. Vedeva solo tante foglioline verdi e argento, illuminate dal sole. Decise di avvicinarsi. Era un olivo con una grandissima chioma, un tronco grosso e ruvido, e ancora più giù aveva delle grandi radici aggrovigliate alla terra. Era lì che si era nascosta la lepre, con il cuoricino che batteva forte e gli occhi chiusi dalla paura. Il grande albero, così maestoso da sembrare magico, la proteggeva. E accanto alle radici c'erano due piedi, con due grosse scarpellette, piene di buchi e terra. Era il contadino che raccoglieva dall'albero delle piccole perle nere, per poi spremerle e creare come per magia l'olio d'oliva, detto anche oro verde. Accanto al contadino, per terra, c'era il nipotino, che giocava con le foglie, con le formiche, e a volte si dondolava sui rami, aiutando così il nonno a far cadere l'olivo. Il falco si poggiò sul ramo più alto dell'olivo e vide che c'erano altre centinaia di olivi, uno accanto all'altro, e tanti contadini che con la scala di legno facevano la raccolta. Ad un certo punto l'albero parlò. Ciao falco, hai visto com'è bella la mia casa? Da qui, senza mai muovere un passo, ho visto passare gli anni, cambiare le stagioni e conoscere dei bambini che poi sono diventati nonni e non mi hanno mai lasciato da solo. Tanti anni fa ero un piccolo olivastro senza frutti. Un giorno un contadino decise di fare un taglio sul mio braccio. All'inizio non capivo, ma poi infilò un altro pezzettino di ramo che, nutrito dalla mia linfa, mi aiutò a crescere sempre di più e a far nascere finalmente le mie preziose olive. Mi chiamo albero secolare, sono un vero amico dell'uomo. Quando mi riposo e non preparo i frutti per la raccolta, regalo con pezzetti dei miei rami la legna per il fuoco. Loro mi aiutano a diventare più bello e forte e io li aiuto a riscaldarsi e preparare gustose pietanze calde. Tu come fai a viaggiare sempre? Non sei stanco? Come ti chiami? E verrai a trovare di nuovo? Non lo so come mi chiamo. Mi piace viaggiare e tu fai troppe domande. Sei un albero piccione. Io sono l'animale più veloce della terra. E così il falco spiccò il volo verso l'alto e verso terre lontane. Passano gli anni e il bambino che prima giocava con il letrotto è diventato un uomo. E il giorno della raccolta delle olive e il nuovo contadino ha portato con sé un grande telo che stende sotto l'albero, coprendo la terra e le radici. Poi prende un lungo arnese che con delle manine elettroniche fanno il solletico all'albero. Scuotono veloci i rami e le foglie per far cadere il velo tutte le olive che in un batter d'occhio verranno portate in dei cesti al frantoio per diventare olio. Passano di nuovo gli anni e indovinate chi torna a far visita al nostro albero? Il falco! Ma non riconosce da subito il suo amico olivo. Non vede più la folta chioma color verde e argento. Vede solo piccole palle.
hanno il colore del cuoio. Cos'è successo? Scende in picchiata e va a salutare il suo amico, che ora non se la passa più tanto bene. L'albero non si accorge che il falco è lì. Ha il braccio paralizzato, non lo sente più. Così il falco chiede a gran voce: ehi, ehi, voglio picciare, non ti saluti? Ciao, falco viaggiatore, mi hai fatto spaventare. Parla a bassa voce. Guarda quante persone ci sono. Wow, che bella accoglienza! E poi, cosa c'è di nuovo? Non sono i contadini che fanno la raccolta? No, sono dei tecnici ricercatori della scienza. Stanno cercando una cura per la mia malattia. Qualche mese fa, guardandomi nello specchio della pozzanghera lasciata dalla pioggia, ho visto che ho delle braccia secche. I miei rami non sono più come quelli di una volta. E alzando gli occhi verso i miei fratelli, mi ho visto ogni giorno invecchiare sempre di più. Noi sempre verdi che abbiamo le foglie secche? La stessa domanda se la stanno ponendo anche questi uomini. Mi hanno dato già delle cure con zinco e rame. Mi hanno anche vestito di bianco con pennellate di calcio per disinfettarmi. Come se avessi delle ferite. Tu dimmi chi è stato e ci metterò io. La vera causa non si conosce. Non si sa da dove sia partita. Ma conosco molto bene chi ci ha contagiato. È la mia amica Sant'Archina. Ma anche tu, Livo, ma come fai a fidarti di una che si chiama Sant'Archina? Ma cosa stai dicendo? La Sant'Archina è mia amica. Mi ha sempre fatto compagnia. È molto piccola e ha dei grandi occhi al lato della testa. Vive immersa in una massa di schiuma. Insomma, è sempre stata con me. E io le regalavo con piacere qualche goccia della mia linfa. Da qualche tempo però, a causa di altre piante infette, ha portato qui questa malattia che si chiama Xylella fastidiosa. Il falco si volta a destra, poi a sinistra, ma non vede nessuno. Infine guarda giù e... Ma cosa sta dicendo? È impazzito. Quanta disinformazione! Non la guardi la TV? Li vedi documentari? Hai internet? No, no, bisogno di nulla! Io so volare! Posso visitare tutti i luoghi del mondo e ho una super vista altissima! Bla, bla, bla! Che noioso! Stai alla larga con quella scimetta e scupo tutte quelle pulci che ti trovi addosso. Basta litigare. Falco viaggiatore, ti presento la mia amica Sant'Archina. Non avere paura, non potrà farti del male o infettarti. Tu non puoi ammalarti. Solo le piante come me si ammalano di Xylella fastidiosa. Guardami, sono ormai 2 anni che sono ridotto così. Io non sono arrabbiato, ho solo tanta paura di morire. Hai ragione, ti chiediamo scusa. Siamo proprio dei maleducati. Io tolgo il disturbo, ecco. È vero, perdonaci, vedrai che una cura ci sarà. E io rimarrò qui in zona a proteggersi e anche i tuoi amici contadini con i loro bambini. Chiudi gli occhi, albero. Chiudi. Ricordi quel contadino che ti fece quel taglio? Dai, lo ricordi? Arrivò con un ramuscello, fece un taglio al braccio e ti fece diventare un albero bello e pieno di frutti. Ora, immagina tanti altri contadini, tanti bambini. Guarda i loro occhi. Ti vogliono bene. Faranno di nuovo un taglio, un innesto. Ti puliranno dal secco e a poca distanza da te pianteranno dei fratellini, dei piccoli agricoltori, che ti daranno la forza di continuare a vivere. Ma c'era un cacciatore da qualche parte? No, no, no,
Hai ragione, Falco. Dai, cantiamo insieme. E sarai veloce come il veloce vento. E sarai potente come un vulcano attivo. Quello